Il miracolo che per molti, me compreso, era impossibile, rimane impossibile. Lazio fuori dalla Champions agli ottavi, avanti in Coppa ci va il Bayern di Lewandowski e compagni, comunque con dei biancocelesti che non escono a testa bassa dall'Allianz Arena. Mi raccomando, come sempre, prima di parlarne, iscrivetevi, lasciate mi piace e commentate con la vostra personalissima opinione sulla partita e perché no anche sul video. Ragazzi, partita praticamente senza storia. Bayern che ha gestito bene, ma di fatto passaggio del turno che era già chiuso, che era già ipotecato al 45esimo dell'andata. Partita oggi, ragazzi, buona solo per le statistiche. Bayern che si è presentato e ha giocato giusto per concludere questo passaggio del turno, che però, ragazzi, in pratica era già chiuso e definito l'andata. Oggi Lazio che fa una partita onesta. Errori difensivi, sì, soprattutto per quel rigore che poteva essere tranquillamente evitato. Marcatura di Murici completamente sbagliata. Lazio che però alla fine segna anche con parole. Lazio che secondo me salva la faccia. Oggi partita onesta da 6, ragazzi. Lazio che alla fine era consapevolissima che la partita era irribaltabile, che non si poteva per nessun motivo ribaltare. Però Lazio che alla fine gioca, giochicchia e si porta a casa una sconfitta con onore. Certo, andata giocata malissimo, però Bayern è troppo superiore a qualsiasi squadra in Europa. Oggi partita comunque onesta tra due squadre che si sono fronteggiate pur sapendo entrambe che non c'era più niente in ballo in questa partita. Tutto già chiuso, tutto già definito, tutto già messo in cassaforte. Bayern che passa in vantaggio con il rigore di Lewandowski. Come detto, marcatura abbastanza imbarazzante di Murici, non c'era nessun bisogno lì di fare fallo. Poi non è un fallo clamoroso, ragazzi, è un rigore che si può anche non fischiare, però lì di fatto con l'arbitro che ti fissa, che ti guarda, lo obblighi veramente a fischiartelo quel rigore, perché sei ingenuo, fatelo dire, Murici, sei ingenuo se fai questi falli qua. Poi forse a parte invertire, comunque con un fallo in attacco, comunque con un fallo, diciamo, anzi, in difesa del Bayern, un fallo quindi del Bayern con un possibile rigore per la Lazio, forse, dico forse, non l'avrebbero dato. Però ragazzi, lì lo sai, con l'arbitro che ti fissa, con il VAR lo abbracci, non c'è bisogno proprio di farlo, anche perché ragazzi, lì devi marcare meglio. Non puoi permetterti di marcarlo da dietro, ragazzi, questo si fa alle scuole calcio anche, lo devi marcare, comunque non puoi metterti dietro e abbracciare. Lo marchi, gli stai davanti, difendi la porta e cerchi di non farlo passare. Poi la puoi pure prendere di testa, ma non puoi metterti dietro. Manco, ragazzi, veramente i pulcini fanno questi errori, quindi non capisco. Murici che non mi dispiace neanche, attenzione. Qualche volta l'ho anche apprezzato, fa bene giocare in attacco, però quella marcatura è veramente incredibile per essere una partita di Champions League contro i campioni d'Europa, del mondo, di Germania, di tutto quanto in carica. Abbastanza clamoroso. Comunque Bayern che passa in vantaggio, che va avanti, poi Choupo-Moting nel secondo tempo, appena entrato, segna il gol del 2-0 in contropiede e come detto la Lazio però nel finale salva un po' la faccia con la rete di Marco Parolo. Io fossi stato Inzaghi avrei fatto addirittura un turnover più massiccio, perché è vero che oggi alcuni big, tra cui Immobile, erano fuori, però io fossi stato l'allenatore della Lazio, come detto anche all'andata, avrei fatto un turnover molto molto importante, anche più importante di questo. È vero, in Europa ci fa una figura bruttissima, perché non è bello, non è ovviamente uno spettacolo bello, però ragazzi, dobbiamo essere anche un po', dobbiamo ragionare in maniera un po' più pragmatica. La Lazio all'Udinese domenica, sì, deve vincere per forza, sì, è una partita importantissima, assolutamente sì. Oggi la partita era chiusa, le possibilità di ribaltarla erano praticamente pari a zero, quindi ragionando in maniera abbastanza pragmatica si poteva fare anche un turnover, come detto, massiccio, importante, più importante rispetto a quello che comunque Inzaghi ha fatto. Adesso abbiamo praticamente il quadro dei quarti di finale ben definito, le migliori 8 di questa Champions, se sono, ve le leggo perché non me le ricordo onestamente tutte quante a memoria, o forse me le ricordo, però così andiamo un po' più spediti. Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City e poi quelle di stasera, quindi Bayern che ha battuto la Lazio e il Chelsea che è passato con l'Atletico Madrid. Ve l'ho detto ragazzi, partita veramente senza storia. Bayern che gioca abbastanza bene, Lazio che lo fronteggia, Lazio che poteva fare poco con pochi, con spazi di manovra, con margini abbastanza limitati. Lazio che però si limita a fare il compitino ed esce dal campo, secondo me, per questa partita con la testa, non voglio dire alta, ma neanche bassa, una testa dritta, dritta così ragazzi, inquadrata, incubata perfettamente. E andata, come detto, regalata di fatto al Bayern, anche se questo Bayern per me è una squadra che può veramente ambire a vincere da questa Champions. Io penso e mi auguro di vedere veramente in finale, dato che ormai le italiane
sono andate via tutte, 0 italiane ai quarti di finale e non accadeva veramente da tanto tempo. Visto che se ne sono andate tutte le italiane, tiferò per vedere in finale Bayern Monaco-Manchester City, il presente contro il passato di Guardiola. Sarebbe veramente molto molto bella come partita, anche perché credo che siano due squadre che, se si dovessero trovare di fronte, ragazzi, uscirebbero veramente scoppi, fuochi d'artificio clamorosi. Comunque, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale prima di lasciarci. E quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Comunque, ragazzi, iscrivetevi attivando questa benedettissima campanella delle notifiche. Ci vediamo ovviamente domani con nuovi video, almeno due. Il post partita della Roma alle 21 più o meno e il post partita del Milan alle 11:10, sempre orari indicativi. Ciao ciao, ci vediamo domani.